Buon pomeriggio a tutti! Salve amici! Oggi mi è venuto a trovare un'amica, ha detto dato che non c'è un cazzo da fare, ha detto Vabbè, tanto per cambiare, fa freddo, mica se non è una novità. fa freddo e abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare, ma sono sicuro che voi già la fate di default sta cosa qua, per me è la prima volta. Per me la seconda. Hai fatto già una cosa? Il In che senso? ponte, l'hai smontato? Ah, no, perché magari uno può Ah! fraintendere. Il ponte l'hai Sì, smontato. bisogna coccolare anche le macchine ogni Io tanto, non l'ho mai smontato, quindi è la prima volta, vediamo che cosa succede. Smonteremo un ponte del telaio sotto la Panda, che è un comunissimo FTX, molto semplice, però vediamo che cosa accade. È un Axial, com'è? SCX 2, 2 2. giusto? Che ve la facciamo vedere al volo. Ecco, sicuramente. Questo mica non l'hai mai fatto. Una volta l'ho aperto, però era pulito e poi l'ho richiuso. In Non effetti, l'hai ingrassato? no, no, Ok. Qui le scuole di pensiero sul quanto grasso no. mettere nei ponti. No, no, dico, secondo me proprio in generale sul modellismo, le scuole di pensiero, Esatto. Ma sui ponti tanto grasso? Dice tanto no, tanto non va bene No, di perché meno, metà. altrimenti gli ingranaggi È comunque troppo, sforzano, hanno sforzano, difficoltà. fanno troppa pressione. Sicuramente una cosa è certa, quando si va in acqua, fango, Esatto. comunque bisogna smontare i ponti. Sicuramente, Meglio abbondare, disse Totò. abbondanti seis abbondandum. Guarda. Quindi sicuramente tra non farlo proprio è comunque buono, Ma è, pulire. tra l'altro per la, diciamo, la normale manutenzione della macchinina, secondo me, è Assolutamente sì. indispensabile tenerla sempre efficiente, Assolutamente in sì. tutto ciò che serve per l'utilizzo. Ovviamente vi faremo vedere le ispezioni, perché se ci mettiamo a registrare ogni cosa, ogni video è come un film. Qualcuno mi dice che ci vogliono i popcorn per guardare No, sono i finiti video. pure. Dai, è rimasto la birra. La birra, quindi oggi praticamente andiamo solo di liquidi. Esatto. È Perché ci manteniamo per ben Natale. normale, ragazzi. Così poi la Oggi è buffata. solo 23 dicembre, quindi. Oggi è l'antivigilia, giusto? Sì, oggi Oggi, ah, e domani sì, domani è vigilia. è. Però vogliamo farvi questo regalo, dai. No, ma soprattutto io mi sono ingrippato sul fatto, Michele, al di là che mo sto registrando, è come se io parlassi solo con te. Eh sì, se no Io di poi. video in italiano ne vedo pochissimi che fanno È questi tipi vero, di vero, manutenzione. Ogni vero, volta ti vero. devi No, noi siamo italiani, sorbire infatti c'è sulla bandiera, quindi. esatto, però quello è un po' particolare col No, vabbè, cappellino. Poi me la ne tolgo. parliamo. Poi ne parli. No, se perché ci sono molti No, seguaci no, no, che magari poi li dell'Inter. chiudono, chiaro. Non ci vorremmo trovare la Guardia di Finanza davanti al garage. Va Comunque. bene, va bene. Detto questo, noi partiamo. Cominceremo prima con l'FTX Mi raccomando, seguite i nostri consigli. e poi continuiamo con l'Axial. Facciamo il segno della croce che facciamo in tempo, soprattutto perché le vorremmo fare entrambe. Va bene, noi cominciamo, ragazzi. Speriamo di non annoiarvi troppo. Mi Michele, vuoi dire raccomando, qualcosa? sempre in ambienti precisi, puliti, Ordinate e calde, senza che caldi. E oggi infatti. fa freddo. Voglio, ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, io, se mi permettete, nel frattempo faccio il commento, Sì, diciamo, la fai voce, come si, il quello commentatore, bravo, le partite di tipo calcio. Bruno Pizzul, Ma c'è pure una mano che mi Sì, come no. carte. Ok. Allora, abbiamo smontato le quattro ruote, i cerchi. Adesso siamo a buon punto perché abbiamo già smontato anche gli ammortizzatori. Parte degli ammortizzatori, parte c'è Solo bisogno la parte sotto, sopra non c'è niente. rimasta attaccata. Anche se magari uno a volte vede dei danni, queste sono cose, diciamo, comunque Cazzate. di normale utilizzo, usura. Questi link sono stati realizzati a mano, se non No, erro. questi sono originali, ma modificati. Se Ma vedi nella parte finale sono stati allungati un c'è lo pochettino. spessore, perché altrimenti con il passo della panda non ci trovavamo. Ho capito. Poi diamo anche un'occhiata anche alla trasmissione, eventualmente, già che smontiamo. Quindi adesso abbiamo smontato la parte posteriore. Sì, cominciamo dal posteriore. Comunque, posteriore e anteriore, la maggior parte delle volte sono quasi identiche, Sì, cambia diciamo. soltanto il fatto degli omogenei genetici qui nella parte dove sterzano. Ok. È tutto uguale.
Ok, allora ragazzi, Stiamo ricapitolando, togliendo l'ultima vite. siamo a buon punto, abbiamo già smontato, come vedete, i cuscinetti, i barilotti che chiudono in parte anche l'asse di Guardate trasmissione. quanto grasso c'è. E guardate, cioè è praticamente secco, zero, cioè è pulito di grasso. Cioè, ci hanno passato qualche prodotto, secondo me, per togliere il grasso. Quindi questo poi... Non c'è mai stato, Allora, praticamente. nel senso, io no, non posso dire parolacce su YouTube, sennò poi mi bannano. Però quello che vi voglio dire è che queste cose fatele. Guarda qui, c'è una piccola infiltrazione di fango, piccolissima, quello che vi dicevo prima. Non è entrata dentro, si è fermata qua. Però Per fortuna, vedete, io per fortuna. una cosa che io ero sicuro che erano pulite, però sicuramente non mi aspettavo questo risultato qua. Cioè, guardate, io passo le dita e le dita non si sporcano, sono asciutte. Asciuttissimo. Questo mi fa un po' incazzare. Questo mettendo il grasso anche in questa parte, quando si va, Nel perimetro. sì, perché poi chiudendolo, diciamo, un po' va a sbavare, però è utile in quanto quando vai nell'acqua, non il grasso fa anche da impermeabilizzare, da guarnizione. Sì, infatti quando chiudete i ponti poi dopo lo vedremo insieme. Se il grasso mi va a schizzare esternamente, vuol dire che avete fatto un buon Ancora lavoro. meglio, ancora Quello meglio. che schizza lo pulite col fazzoletto. Ovvio. Però asciutto proprio, ragazzi miei. Sono rimasto malissimo. Ok. E già che avere i ponti in queste condizioni, secondo me è buono. Buon risultato. Allora, ora puliremo tutto. Secondo me non è che c'era tutto questo bisogno di pulire col petrolio bianco. Non c'è grasso. Cioè, sì, dai. Allora, noi siamo partiti adesso. Nel frattempo abbiamo già dato una pulita. Ve lo farà vedere Michele, eh. Allora, prima di ingrassare, potenzialmente bisogna prima comunque pulire in un certo modo. Fatto questo, Chiaro, rimuovere tutto lo possiamo sporco. ingrassare. Il petrolio avevo comprato 26 Sì, euro. ma non ce n'è bisogno, perché non c'è uno sporco eccessivo. Allora, quello che avete sentito prima, petrolio bianco, è una specie di diluente, no? Che principalmente si usa quando ci sono residui di grasso, dato che qua. Quindi è un potente detergente che serve a Dato sgrassare. che qua non ce n'è bisogno. Vai, Michele. Andiamo a passare direttamente. Allora, facciamo una spruzzatina. Facciamo agire massimo un minuto. Vai. Vediamo se riusciamo a rimuovere questi cuscinetti.
Vai, vai, vai che ci siamo. Dai, ci siamo, dai, siamo a buon punto. Questo Natale ci porterà fortuna, sicuramente. Mica, fai vedere cosa fai. Noi abbiamo comprato un po' di grasso che non mi ricordo. Ma un po', giusto appena È un appena. po'. Sembra miele in effetti, ma Un chilo di grasso. un chilo penso che dovrebbe bastare. Allora, facciamo bella passata abbondante. Abbondante, ragazzi. Michele, mantieni tu un pochino più da qui, ok? Si vede che è di ottima qualità, perché Da cosa? Che io non, è un sinceramente. grasso ultra fine, non è di quelli grossolani, tipo quelli che si usano per gli escavatori. Sembra veramente caramellato. Lo so che ti sta venendo voglia di assaggiarlo sul pane, Michele. Meglio evitare, Ah, diciamo. beh, tu ci mangiamo la Va cioccolatina. bene. Va bene, hai fatto il bravo. Beh, io Monello. lo chiederò, devo Monello, vedere cosa dicono. Monello. Io la prima volta quando ho aperto sto grasso vedevo dei pezzettini dentro, ma mi devo In preoccupare. realtà non sono pezzettini, sono normali bollicine. Dici? Ma quindi Michele lo stai riempiendo o va bene In così? parte, perché poi quando andremo a montare, automaticamente già incominciamo a vedere Eh sì. E come si comporta. certo. Anche in effetti è un po' appiccicoso, però deve E essere beh, così, assolutamente altrimenti sì. non E è grasso. appunto. È ottimo, si sente. Ok, allora nel frattempo facciamo vedere, vi mostro anche i cuscinetti come sono venuti in ammollo nel petrolio bianco. Sono venuti belli puliti. A questo punto li possiamo già andare a sistemare. Perché poi gli altri due andranno sui barilotti. Finalmente che questo differenziale comincia A prendere. a vedere un po' di luce. Fatto emozionare, visto? Non ti emozionare. Facciamo così. Questo è il verso suo, quindi deve andare così. Però siccome noi non abbiamo finito, lasciamo un attimo questo da parte e mettiamo l'altro grasso. Questo fa parte, diciamo, noi siamo principianti, quindi Com'è? allora, postissimo. Tutto a posto? Allora, la vita qua, le altre vite Ma sono là. non c'è una botti vedi. Ma i vedi li metto dentro ecco. Ma attendo qua. No, le viti sono qua. E c'ho pure le altre là. Ok, ragazzi, allora, qui siamo arrivati, diciamo, quasi a metà del lavoro della prima macchina. Il primo mezzo Siamo sul ponte anteriore che sicuramente io mi aspettavo che lo è trovavamo stato massacrato di più. un po' più sporco. E non l'abbiamo ancora aperto, lo apriamo davanti a voi. Non ci aspettiamo il grasso. Ma il buongiorno si vede al mattino. Sì, no, è abbastanza. Già si vede da lontano, insomma, che comunque Andiamo. è subito, sì. Vediamo. Eppure dentro, Eppure ragazzi. l'apparenza inganna, tranne l'estremità, diciamo, della parte dove va alloggiato l'alloggiamento, diciamo, del cuscinetto, anche un po' Però io mi sorprendo, cioè parte nel dello senso, snodo. quelli che mi dicono, mi vengono a dire, ma ste marche non servono qua, io ho usato sta macchina 2 o 3 anni, fango, acqua mai aperto, io lo trovo immacolato qua dentro, il grasso non ce Quindi voto n'è. 9, 10, dai, diamo un bel 10. 9, 9, 9 e 9 mezzo, 9 e perché qui c'è mezzo. qualcosina che è entrata. Qualcosa che non va.
Ma qua in questa parte inevitabilmente deve entrare qualcosa perché c'è questa apertura. Però ragazzi sono molto soddisfatto. Grasso non ce n'è che costa Anche assai. questo secco, se in Cina è vietato il grasso lì. Ma non è cinese. FTX è inglese. È inglese, Sì. però poi ci sono alcune che vengono dall'America e altre che Sì, vengono. vabbè, io penso che tutto venga dalla Cina. Sono fatte con lo stampino poi alla fine, Sì. solo che cambia il nome. Va bene. Va Allora, amiche, bene, procediamo. procediamo. Signori, noi facciamo E la stessa operazione di una prima. A pausa e a tra poco. tra poco, ragazzi. Allora, abbiamo smontato anche l'altro ponte, che in realtà abbiamo trovato. Un po' di ruggine, dai. Che abbiamo trovato? Toc toc, c'è nessuno? Commenta, commenta. Abbiamo trovato un po' di ruggine, ma soprattutto nei. Avvicina. Soprattutto. Avvicina, guarda, mica, se viene inquadrato bene, se viene Sì, messa a sì. fuoco. Abbiamo trovato un po' di ruggine nei cuscinetti, perché comunque, ripeto, acqua e fango Vedete? abbonda. Questo è quello che a volte può essere evitato benissimo per evitare di fare altri danni. Sembra Esattamente. una fesseria, però a lungo andare poi porta a danneggiare anche, insomma, altri pezzi, altri componenti. Eh sì. Guarda quanto è sporco qua dentro. Dove va il cuscinetto? Mica, andiamo di WD-40 qua. Sì, certo. Motu Tu sei pir. proprio affezionato, cioè Motu. forse tu te lo metti pure sulla pasta qua, Allora, ora capito? ve lo dico io. Michele sta cercando di perdere tempo per non fare la macchina sua. No, per non andare a casa da mia mamma. No, è lo stesso. No, dobbiamo fare la Fino mia. a mezzanotte. Ok ragazzi, allora siamo giunti al secondo step del nostro video tutorial per mostrarvi adesso i ponti dell'Axial, modello classico modello come SCX-10-2. SCX2, scala 1 a 10 sempre. In questo caso chiaramente vabbè, la scocca è della Deadbolt. Ovviamente non ve la mostriamo, vi stiamo mostrando solamente il telaio, giusto per farvi vedere che il tipo di ponti che comunque, se non erro, montano anche su altri telai. Al momento abbiamo smontato solo il ponte, quindi è intero. Adesso lo finiamo di svitare queste quattro viti, così vi faccio vedere anche il tipo di ingranaggio, eccetera. E gli assi e procediamo alla pulitura e all'ingrassamento. Così cerchiamo anche di farlo diventare un po' più Perché si sente un po' un trick trick trick, vero? silenzioso. Sì, Sì. poi
il grasso chiaramente renderà tutto più fluido. Tu puoi pure se Ok. ri Quindi per l'esattezza erano 2 e un quarto, 2:20. abbiamo fatto due auto, però due Bondi lavati per bene. Ma Due scusate che belle, l'illuminazione è un po' così, troppo sì. bassa. Abbiamo fatto un buon lavoro. Mi auguro che avete gradito. Noi i Ponti li facciamo così. Mi raccomando, ingrassato abbondante Per bene. e pulite tutti i cuscinetti per bene, oliateli con l'olio Singer se vi riesce, altrimenti amen. Ragazzi, Però una volta fatto questo lavoro, L'importante è che, tra virgolette, non una revisionata la fate. è chiaro, Ma per esempio, avete no? visto, avevo aperto quei ponti, erano completamente senza grasso. Se era un'auto con una velocità più alta, rimanevo già senza da tempo. Meno male che gli scaler sono lenti, quindi più o meno Si è salvato. è salvato. Comunque, ragazzi, mi In raccomando, bocca al lupo. mettete un mi piace, lasciate un bel Ciao, like e iscrivetevi al canale. Sicuramente con Michele faremo tantissimi altri lavori. Buona serata a tutti! Buon Natale. Buon Natale, infatti ragazzi, buon Natale. Auguri.